Oh, eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Eccoci qua. Cosa? Eccoci qua. Porca miseria, porca miseria. Porca. Porca miseria, porca di quella. Porca troia, porca. Miseria, schifosa. Schifosa. Minchia, porca miseria. Porca miseria, porca miseria, porca miseria, porca miseria. Tre punti che valevano oro, tre punti che valevano porca miseria, porca miseria. Tre punti che valevano oro, tre punti che valevano oro. Petagna, io ti mangio il cuore, ti mangio il cuore. Ma sai tirare rigori, sì, sai tirare. Ma porca miseria, porca miseria. Mannaggia. Ragazzi, sta giornata una grande Michelino. Rigore di Criscito, il gol di Juricic, e Petagna rovina tutto. Era una partita chiusa. Ma porca miseria, porca miseria. Mannaggia, la Madonna. La troia che ha allevato Petagna, porca miseria Petagna, io ti mangio il cuore, ti mangio il cuore, ti mangio il cuore. Era una partita vinta, era una partita vinta. Porca miseria, era una partita vinta, era una partita vinta. Ma anche te ancora, contro 4-3-3, ma basta. Donnarumma non sa giocare in Serie A. Non sa giocare in Serie A, lui può solo giocare in Serie B, in Serie A non può giocare. Mannaggia, non segna dai tempi dei dinosauri Donnarumma, era meglio mettere la lasagna a questo punto. Ma porca miseria, mannaggia, era una partita vinta, un avversario abbordabile. Ma porca miseria, tre punti buttati nel cesso. Tre punti buttati nel cesso, tre punti buttati nel cesso. Non avevano giocato così bene. Ma poi lasciamo stare anche Fernando Llorente che non ha fatto un cazzo pure lui. Però mannaggia, il rigore di Criscito ci ha dato un barlume di speranza. Poi Juricic, per assicurarci, mettere nel ghiaccio la vittoria. E Petagna cosa fa? Ci rovina la giornata. Non fate tirare i rigori a Petagna. Non fate tirare i rigori a Petagna. Non fate tirare più, basta. Basta, non sa tirare i rigori. Non sa tirare i rigori. Ma porca troia. Ragazzi, mannaggia mia, mannaggia. Se siamo così, dice, neanche l'Immacolata ci salva. Neanche l'Immacolata mi salva. Se siamo così a dicembre, figurati a maggio, mi dovranno ricoverare al Giovanni Bosco. Oh, mamma mia. Già sta squadra è quel che è, ma poi se già ci complichiamo la vita. Neanche l'Immacolata ci salva. Mi sa che, non so, io scriverò una lettera a Babbo Natale scrivendo: caro Babbo Natale, aiutaci con questa squadra di merda che abbiamo costruito a inizio settembre. Mannaggia Petagna. Anzi, io una cosa che chiederei a Babbo Natale o alla Befana, poi l'Epifania: cara Befana, portami via Petagna, portami via Petagna, portamelo via, portamelo via Petagna, portamelo via, portamelo via, ti prego, piuttosto voglio giocare con 5 attaccanti, ma portamelo via Petagna, sei una delusione, sei proprio una caccola nel naso di un elefante, portamelo via, mannaggia, mamma mia, mamma mia. Ragazzi, abbiamo perso un'occasione d'oro, siamo sempre ultimi, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, sopra di noi c'è lo Chambéry, e quindi adesso pensiamo alla prossima. Adesso questa settimana c'è anche il mercato di riparazione, vediamo che comprare, però tanto cosa vuoi fare, cosa vuoi fare, i giocatori sono questi. Già noi ogni giornata dobbiamo pregare in Dio che qualcuno prenda il pallone e segni, poi ci mettiamo il bastone tra le ruote tra di noi,
Io boh, non so che cosa fare, ragazzi, non so cosa fare. Devo andare a Lourdes, devo andare. Adesso pensiamo alla prossima. Tra l'altro, il mio avversario c'è pure Ronaldo. A posto siamo. Voglio proprio vedere, guarda. Iscrivetevi al nostro canale e fate una preghiera per il fantallenatore incazzato. Porca miseria, porca.